Good morning, donna di luce. Oggi ritorniamo alla nostra powerful morning routine, la mia morning routine del risveglio energetico mattutino che suggerisco a tutte le allieve della mia Women Empowerment Academy. E questa morning routine, tu ti dirai che cosa c'entra prendere un'abitudine mattutina col fatto di riuscire a togliersi gli abiti della vittima, gli abiti di quella che le va sempre male tutto a lei, gli abiti della Cenerentola. Ebbene, c'entra tantissimo, perché avere un'abitudine potenziante che ti fa iniziare tutte le mattine facendo il pieno di vitalità, di energia, ti dà un sacco di autostima, un sacco di potenza, un sacco di buona energia che ti sostiene in tutto il resto della giornata, qualsiasi cosa succederà, perché quando poi dalla tua casa esci nel mondo là fuori, sono tante le cose che succedono, ci sono tanti imprevisti, ci sono persone che magari ti attaccano, persone che invece ti vogliono aiutare e magari a volte non le riconosci nemmeno. Quindi il fatto di riuscire ad avere e a consolidare poi nel tempo, a mantenere una morning routine potenziante, energetica, riattivante, rivitalizzante, sarà quello che cambia nettamente la qualità della tua giornata e quindi a lungo andare, ma anche a breve andare, della tua vita. Per cui oggi ti propongo questo. Anziché iniziare la giornata con il solito caffè, inizia la giornata bevendo un bicchiere d'acqua tiepida con il limone e lo zenzero, dopodiché ti fai una bella spremuta di arancia e aspetti un po' di tempo e ti puoi fare un bel frullato con una bevanda vegetale, che sia la bevanda d'avena o di riso, di soia, di mandorla, quella che ti piace di più, e una banana. E poi se vuoi ci aggiungi anche dei fiocchi integrali di avena o di un altro cereale, l'importante è che siano i fiocchi veri e propri del chicco del cereale schiacciato, per cui non i cornflakes per intenderci, quelli che si trovano soffiati in giro nei supermercati. Questi fiocchi li trovi anche nei supermercati della grande distribuzione oppure nei supermercati biologici. Allora, dopo questo frullato, vedrai che la mattina trascorrerà senza avere troppa fame, al limite ti potrai mangiare una mela o un'altra banana oppure della frutta secca che ti potrai portare al lavoro o a scuola se stai studiando. E soprattutto, dopo la colazione, ti suggerisco di fare una danza insieme a me. Questa power dance che oggi ti propongo in onore ai Daft Punk che si sono recentemente sciolti, ma che ci hanno lasciato tantissime canzoni potenti da ballare e con cui riattivare l'energia. Io l'ho ballato tantissimo negli anni addietro, quando andavo a ballare tutte le settimane, 3-4 volte a settimana durante gli anni dell'università. E anche quando poi facevo la giornalista e andavo a tantissimi eventi, entravo in discoteca sul dance floor e ballavo, 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 ballavo 5-6 ore. Finché c'era musica, io ballavo, bevevo un po' di acqua o un succo ogni tanto e ballavo. Quindi ti assicuro che ballare funziona per riattivare l'energia, riattivare il buon umore, scaricare lo stress, rigenerare le cellule, buttare fuori le tossine e dopo il ballo c'è lasciar fluire poi la consapevolezza che emerge, l'intuito, perché andando a ripulire il nostro sacco, il corpo umano è come un sacco che contiene tante cose, andando a ripulire il nostro sacco, poi possono emergere le nuove consapevolezze. Per cui, are you ready to dance? Get lucky! I'm
Jet Lucky! Se mi conosci lo sai già, se non mi conosci forse l'avrai intuito. Il mio metodo di coaching attraverso il movimento è molto intuitivo. Ti do anche dei passi, delle movenze base con cui allenarti, fare pratica e aumentare il tuo bagaglio espressivo a livello motorio e anche emozionale. Ma soprattutto ti do la possibilità di lasciare emergere il tuo movimento intuitivo e quindi ancora di più la tua intuizione a livello di consapevolezza. Il nostro corpo sa i movimenti che fanno bene e per esempio in questa Get Lucky ho utilizzato dei movimenti presi dalla break dance. Break vuol dire rompere, la danza che rompe, e possiamo dire una danza che rompe gli schemi, perché da dove arriva la break dance? Arriva dalla strada, dalla street dance, quindi la street dance va a rompere gli schemi accademici e classici che io ho studiato tantissimo, perché ho studiato per 20 anni danza classica e tanti altri tipi di danze, e quindi ho un bagaglio di movimento e di consapevolezza corporea ampissimo. Ho un alfabeto della danza gigante, sono un jukebox della danza, e anche tu puoi arrivare con le tue capacità, chiaramente a qualsiasi età tu abbia, puoi arrivare ad avere un bagaglio espressivo simile al mio, con le tue capacità chiaramente, però puoi ingigantire anche tu il tuo. Prova oggi qualche movimento spezzato e metti l'attenzione su che cosa genera dentro di te. Cosa genera questo movimento spezzato? Come ti fa sentire? E poi la break dance è fantastica perché spezza, ma al contempo unisce e rende fluido. Spezza e unisce, rende fluido. Yeah! Bene, buona pratica della Power Morning Routine con la Power Dance. Lasciami un commento per farmi sapere com'è andata, se hai praticato insieme a me, e condividila con più amiche e perché no anche amici possibili. E ascolta, sto creando una community di donne potenti che passano da Cenerentole a regine del proprio regno, quindi se anche tu vuoi entrare a far parte di questa community nella Academy che ho creato per il potenziamento del femminile, scrivimi in privato e ti dirò come fare. Stay powerful e stay happy, stay pink.